Siamo tornati! Eccoci qua! Siamo qui sempre in questa piazza a Bolognone. Ma mi dici perché tu mi hai richiamato? O mi avevate mandato in pensione? Ho superato il casting. Ti mando un amico. Cioè, volevi uno unconventional? Questo è l'over the top. Scusami, e non tu l'avresti trovato uno unconventional, più unconventional che non si può? Questo arriva dalla capitale. Dalla capitale, da Firenze. Prendi i tuoi giochini, vai a giocare nel tuo cortile. Qua giochiamo con le cose serie, arriva quello della capitale italiana. Italia! L'eccellenza. Ochav Oilutev. E bisogna tutti faccia vedere da uno bravo un hackerino, capito? Ho detto Vetuglio ciao alla rovescio, dovrebbe darti già un impulso sta cosa qua. Perché ciao alla rovescio? Perché adesso qua arriva da Roma Marco di Otaleg. Quello Otta famoso! Egg. No! Gelato all'arversa, come si dice a Bulagne! Marco! Attenzione, attenzione, buongiorno. Buongiorno. Un po' rigido il ragazzo, ma so c'è che peso che è. Un giorno sono andato a Roma e sono andato in una palestra e ho visto uno tutto pompato che era lì con dei gran pesi in mano, non aveva mica tante palette e coni in mano, aveva pesi. Ma una domanda, ma uno normale? Io? Tu c'è scritto il nome tuo, te lo ricordi sulla giacca? Come stai? Io bene. Perché sei qui? Perché sto cercando un mio sostituto. Pane per i tuoi denti, Vetuglio. Ciao, okay. Marco. Colleghiamoci, dai. Sì, no, puoi chiamarlo ciao, anche. Ciao. Scusa, Vetuglio, ma lui è conosciuto in tutta Roma come anche Ivan Drago. Ivan Drago. E ti dovrebbe far capire che stiamo a parlare. Ma dimmi una cosa. Questa panchina si fa stretta. Sei vite fa, io ero un culturista. Ed ero grosso, ero bello, rimorchiavo tanto. Non ci credi, guarda che faccia che è Vetuglio che sta facendo. Io tagliavo tutto alla vita. Pronto? Vai. La sfida è la 1, la 2 o la 3? La 4. La 4, bene. Unconventional. Ma come cavolo hai fatto a cascare in questo mondo di pazzi? Risposta seria. Io ho una passione sfrenata per il gelato. Ma vaffanculo. La tecnica, il bilanciamento, no, perché non me lo compravano da piccolo. Io nasco cambiando. Sì. Diciamo che ogni 4 o 5 anni mi reinvento. Si inventi. Quindi culturista, catering, azienda di pulizie. Ogni 4 o 5 anni porto la mia passione, la faccio diventare un gelato, quella passione poi la brucio. Ora però quant'è che fai gelato? 5 anni. Una telefonata un 27 dicembre di un artigiano fortissimo romano che mi dice: Ivan Drago, ti va di gestire la mia gelateria? Risposta: sì. Il giorno dopo ho chiuso la mia ditta di catering e mi sono buttato su. Cioè, te, su il 27 ti ha telefonato, il 28 eri già nel mondo del gelato. Sì, capito? Coraggio. Cioè, succedono le cose folli, cioè tu apri una gelateria e vuoi fare quello, no? Stai nella tua bottega a Monteverde, a Roma, zona carina, insomma, decentrata, e ti arrivano tutti gli input. Puoi venire a fare il gelato a Tokyo, vieni a far rappresentare l'Italia per il gelato a New York, Bangkok. Dico, Paolo, una navigata. Ti chiami Otaleg. Perché? Risposta seria. Con la sigaretta a mano. Allora, ho fatto il mio negozio, l'ho fatto capovolgendo di 180 gradi un negozio normale, no? E allora ho detto, vabbè, ho fatto sta cosa, giriamo il nome gelato, diventa Otaleg. Io sapevo che tu non sapevi come cazzo chiamarla per questa gelateria. La famiglia è la cosa che mi tiene coi piedi per terra, ma no, perché io sono un sognatore proprio professionista. Io già vorrei cambiare tipo di lavoro, vorrei fare già un'altra cosa. Quindi la famiglia è quello che mi ancora per terra, no? Però il problema è che io ho due figli, uno c'ha l'occhio azzurri, né io né mia moglie abbiamo l'occhio azzurri. È un problema. Io non ci sto mai a casa, è un problema, ragazzi? Il gelato è pura masturbazione. Ma vai! Applauso! Applauso! Detossi. Io lo faccio per me. E poi c'è la condivisione, è ovvio. Però certo. Il momento è proprio me. E gelato. E ho portato una cosa che io chiamo tra l'orto e il terrazzo. Perché sto fuori come un terrazzo. Un po' l'ortazzo, insomma. Perché sto fuori come un terrazzo e ho usato le erbe del mio orto. Quindi ho portato. Sì, porto una figa. Quindi l'erbatone nel terrazzo. E dai. Bassa campagna, orto.
Perfetto. Te l'avevo detto che era un conventional. Ragazzi, andiamo alle varie gelato. Dai, a fare il gelato. Vai. Vai. Ciaone da Bolognone. Siamo qua a fare questa promozione per Unconventional Gelato. Ti piace? Ma dai!